convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. In questo luogo, nel 1925, Padre Pio subì un intervento chirurgico, venne operato d'ernia. Noi vogliamo parlarvi di un intervento chirurgico però che non venne mai effettuato, in effetti. Ce lo racconta proprio Renata da Parma, che sin da bambina aveva il timpano forato e ne usciva tanto pus e sentiva anche un sibilo e un dolore fortissimo. I medici le consigliarono allora un intervento chirurgico, ma lei si rifiutava proprio perché aveva paura del dolore. Renata decise di scendere a San Giovanni Rotondo ed incontrare Padre Pio. Lo incontrò e Padre Pio le disse: devi fare l'intervento, devi fare l'operazione, non aver paura, il dolore lo prendo tutto io. E Renata subito disse: padre, non è giusto che voi soffriate per me, mettetemi la mano sull'orecchio e mettetemela, che cosa vi costa? Intanto il sibilo continuava e a un certo punto Padre Pio, quasi per rincuorarla, le diede un piccolo schiaffetto sull'orecchio. Lei sentì un dolore fortissimo, un sibilo fortissimo, tant'è vero che scappò via, in quel momento era in chiesa, scappò via e tornò in chiesa dopo 3 giorni. Non aveva più dolori, intanto il sibilo era anche scomparso, partecipò alla messa di Padre Pio e tornò a Parma per il giorno che doveva confermare o meno questo intervento chirurgico. Incontrato il dottore, dopo la visita, subito il dottore le disse: ma signora Renata, dove è stata? A Cascia, da Santa Rita? E lei rispose: no dottore, sono stata a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. E allora stia tranquilla perché tutto è scomparso, lei è perfettamente guarita.